Ciao a tutti ragazzi, Oda Peggy è sempre l'ospite. Siamo appena usciti dalla sala dopo aver visto Maze Runner la rivelazione. Una rivelazione che ce l'hanno fatta sudare ancora più del normale, perché dopo aver aspettato un anno e mezzo in più a inizio film ce l'hanno stoppato e non iniziava. Hanno avuto dei problemi probabilmente all'interno della sala. Problemi tecnici, esatto. Ma non è questo il problema, problema è che siamo usciti veramente sconvolti. Allora, io non voglio dire nulla, non voglio entrare nel merito di niente, perché ci sarà tanta roba per il video di cui discutere. Quello che possiamo dirvi è una cosa soltanto. Ragazzi, questo film è una cosa da abolire dalla faccia della terra. Cari amici fan della serie, no, che si sono innamorati della serie tramite il labirinto, che in cui ci hanno proposto questa storia intrigante, sappiate che per noi almeno è stata una cocente delusione. Mamma mia ragazzi, è stata 142 minuti di pura agonia. Allora, non c'è stato un momento dove ho detto che bello, uno spiraglio di luce. No. È stata un film agonia. Io vorrei anche sentire un parere a caldo dell'ospite, visto che Vai. Ce l'abbiamo a caldo senza spoiler, mi raccomando, senza spoiler, è vero. Il film è stato talmente interessante, ragazzi miei, che mi sono addormentato. Allora, e questo dice lunga. L'ospite si è addormentato. Bene, quindi ragazzi, cosa vi devo dire? Vi rimando all'appuntamento per il video, quello serio. Vorrei fare un appunto. Fai l'appunto. Vorrei fare un appunto. Volevo solo dirvi che non arriveremo prossimamente subito con il video serio, quello di Maze Runner, perché per domani abbiamo qualcosa di programma. Per domani c'è una sorpresa, ma come sapete in tempi brevi cerchiamo di pubblicare. Assolutamente sì. E assolutamente, se siete un po' fan della saga, venite a trovarci, perché ci sarà tanto da parlare. Soprattutto se avete letto i libri, perché siamo molto curiosi di sapere la differenza tra la trasposizione al film e al libro. Perché la delusione cocente che ho provato per questo film, lo shock che ho avuto, mi ha spinto veramente, adesso comprerò i libri e li andrò a leggere, perché devo sapere se veramente hanno fatto una cagata o meno. Comunque, quindi vi diamo la buonanotte, perché noi siamo ancora scioccati e dobbiamo un attimo riprenderci. Dobbiamo piangere un quarto d'ora. Sì, perché veramente la saga è stata sprecata, almeno secondo noi. Ma quindi appuntamento al prossimo video e a domani per la sorpresa sul canale UFC. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nulla. In descrizione troverete i tag. In descrizione troverete i link ai nostri social. E un saluto da Oda. E un saluto da Beggi. E dall'ospite. E dall'ospite.